l'arbitro, il signor Rinaldi di Bassano del Grappa. Il Pescara vince 1-0, la terza affermazione consecutiva, non accadeva dalla stagione 2015-2016. Vediamo come è maturata. Squadre al centro del campo, abbiamo detto Memusciai e Cancellotti sono le novità rispetto alla squadra schierata contro la Pistoiese. Nell'Imolese non c'è Vona per squalifica, rientra Angeli nel cuore del reparto arretrato. 4-3-3, D'Alena regista al posto di Torrasi, rientra anche Alessandro Lombardi, davanti l'ex Padovan con De Sarlo e Turchetta, presenti anche i tifosi del Pescara allo stadio Galli di Imola. Ecco qui le immagini più importanti della partita. Un primo tempo non facilissimo per il Pescara, perché l'Imolese si fa preferire sul piano del gioco, non butta mai il pallone, ma non punge negli ultimi 16 metri. Queste sono le prime schermaglie, dunque attacca ora la formazione di casa. Siamo al 17° minuto, il cambio gioco per Padovan, controlla col sinistro il suo destro con la palla che sorvola la traversa della porta difesa da Sorrentino. L'ex Stefano Padovan, classe 1994, nel 2013-2014 soltanto 5 presenze nel Pescara, veniva dalla Juventus, era giovanissimo. Qui ci prova ancora l'Imolese con Angeli, ci sono le proteste da parte della squadra di Fontana per un presunto tocco col braccio di Veroli, ma il braccio, come vedete, è attaccato al corpo, dunque l'arbitro lascia proseguire. 35° minuto nel corso del primo tempo, Ferrari per Rasi, assoluto protagonista del match, uno contro uno con Lia, il traversone si coordina, Cancellotti, tiro sporcato da Liviero e questa è l'unica opportunità creata dal Pescara nei primi 45 minuti di gioco. Portieri però inoperosi, sia Rossi che Sorrentino. Siamo nella ripresa, il gol del Pescara, vediamo il tentativo di Ferrari, la palla si impenna, poi sulla seconda palla è bravo Clemenza che indirizza ancora verso Ferrari, controllo col petto e destro, si coordina benissimo, c'è però la deviazione di Angeli con la palla che scavalca il portiere dell'Imolese Rossi, ingannato da questa parabola. Il gol di Ferrari che deciderà il match, l'ottavo centro in questa stagione per l'italo argentino. Ecco qui, rivediamo la sua conclusione, palla deviata, si impenna, nulla da fare per il portiere dell'Imolese Rossi, classe 1986. E quindi la felicità, la gioia di Franco Ferrari, l'esultanza dei tifosi biancazzurri al seguito della squadra di Gaetano Auteri. Si continua a giocare, il Pescara avrà diverse occasioni per chiudere i conti, naturalmente si aprono spazi invitanti per l'offensiva biancazzurra. Qui si mangia un gol clamoroso, Dursi su l'imbeccata di Rasi, l'assist di Rasi che sarà il migliore in campo, colpisce malissimo il pallone Dursi, la palla termina abbondantemente al lato alla destra della porta difesa da Rossi, poi Ferrari ancora per Clemenza, serie di finte, il suo sinistro e la palla che sfiora la traversa della porta emiliana. Si rammarica Clemenza, Luca Clemenza, maglia numero 97 come la sua data di nascita. Poi la grande parata, il reattivo, il riflesso di Sorrentino su Padovan e Luca Lombardi entrato in corso d'opera colpisce il palo col tiro che viene deviato da un difensore del Pescara. Quindi brivido, doppio brivido sulla stessa azione per i giocatori del Pescara. Bravissimo nella circostanza, abbiamo visto la parata di Sorrentino, riflesso davvero prodigioso sulla conclusione, la volée di Padovan. Qui ruba palla Dursi ad Angeli, si invola in campo aperto, è costretto però ad allargarsi, il suo destro non inquadra il bersaglio grosso. Siamo al 75°, altre azioni da gol a disposizione dei biancazzurri, ora siamo al 78°, ancora Memusciai per Chiarella, entrato in corso d'opera, non ci arriva benissimo, la palla termina al lato. Insomma, il Pescara crea diverse opportunità, diverse occasioni per chiudere i conti, ma non ci riesce. Allora vediamo l'Imolese che prova ad attaccare sempre con Luca Lombardi, il suo sinistro in corsa dal limite, la palla termina di poco al lato, dunque spaventa Lombardi la formazione biancazzurra e quindi siamo arrivati al 94°, ancora Rasi che ruba palla a centrocampo, il migliore in campo, ripetiamo ancora una volta il servizio per De Marchi, è entrato in corso d'opera, bravo Rossi a respingere la prima volta ma anche nella seconda circostanza, il tap-in di Chiarella, dunque
doppio intervento importante del Sabo difensore dell'Imolese, quindi Giambo anch'egli è entrato in corso d'opera. Siamo al 95esimo, ultimi secondi di gioco di questa partita, allarga il gioco per De Marchi, il suo destro, la palla termina a lato, avrebbe potuto fare meglio l'ex della partita, grande protagonista nella stagione 2018-2019, quel Imolese sfiorò la Serie B, fu eliminata in semifinale dalla Piacenza per De Marchi, 10 gol in campionato. A Imola, Pescara batte Imolese 1-0, ha deciso Franco Ferrari.